È stata dura, signori, lo so benissimo, ma dopo circa 4 anni di predominanza di Arduino, ho finalmente un robot con Raspberry, cioè finalmente andrò a lavorare effettivamente su un Raspberry vero e proprio. Ciao, io sono Greta Galli, in questo canale si parla di tecnologia e oggi andremo ad abbozzare e a montare il mio primo robot con un Raspberry Pi. Questo bozzo mi è stato cortesemente offerto da Futura Elettronica di Gallarate. Al suo interno abbiamo tutti i componenti per creare Pippi, che è un robot cane basato su un Raspberry Pi, in questo caso un Raspberry Pi 4 con 2 GB di RAM che è incluso dentro al kit. Oltre a questo Raspberry, che cosa abbiamo? Abbiamo una chiavetta USB e la scheda da 16 GB per flashare sopra il file immagine per il nostro Raspberry, 8 microservo, che sono quelli sostanzialmente per far muovere il robot, una telecamera, un sensore ultrasuoni, i vari componenti per costruire il nostro robot, annesso e connesso di viti, la scheda di controllo del robot e qualche attrezzo che non fa mai male. Ma andiamo quindi a costruire il tutto. Ho finito di montarlo, ok? Scusate il cambio di outfit, nella realtà dei fatti sono passati 3 giorni dagli altri clip, ma quella è un'altra storia. Ho finito di montarlo, allora, prime impressioni personali. Come robot è strafigo. Allora, anche la qualità dei materiali è fatta veramente bene, non sono quei classici robot fatti di plastica che per errore se fai così con la plastica poi si spacca la plastica, perdi tutto il robot. È veramente fatto bene, poi anche tutti fuori dalla vite sono già filettati, quindi le viti entrano anche bene, non ci sono misure strane, non ci sono incastri strani da fare. Ho seguito le istruzioni direttamente sul loro sito, o meglio sul loro canale YouTube, c'è cioè il video istruzioni da zero completamente, quindi è anche molto semplice il montaggio, è quasi impossibile sbagliare. E poi una delle cose che apprezzo tantissimo di questo kit è che avanzano delle viti, dei bulloni, delle rondelle, dei pezzi, dei distanziatori, avanza roba! Avanzano, è strepitoso trovare dei robot o comunque dei kit di montaggio in cui i componenti avanzano e non perché te li sei dimenticata, ma perché avanzano veramente. È veramente strepitoso, per me è Natale. Per ora tutto bene. Piccola panoramica del robot, perciò. Parte frontale, sensore ultrasuoni e telecamera, che adesso le ho messo sopra il tappino, ma la telecamera è fatta così. Poi dentro abbiamo il nostro Raspberry Pi 4 e sotto abbiamo la scheda prefissata da loro con 2 batterie LiPo 18, 6 e 50. La cosa figa delle batterie LiPo è che vi forniscono anche il caricatore per caricare, quindi sostanzialmente qui c'è l'attacco per il caricatore, voi collegate il caricatore e le batterie si caricano stando dentro nel robot, quindi non bisogna ogni volta smontare il robot, prendere le batterie e metterle in un caricatore. Ed è comodo. La cosa scomoda è che il caricatore esce con il tipo di presa straniero, quindi c'è bisogno per forza di un adattatore da questo tipo di presa a quella italiana per poterlo incastrare, a meno che in casa non avete quel tipo di presa, ma la vedo un pochettino dura. Le gambe sono controllate dagli 8 servomotori che abbiamo visto, sono 2 per ogni gamba, perché le gambe praticamente si piegano in questa maniera su loro stesse, quindi come potete vedere ci sono qua le viti, i bulloni e tutto, e si piegano in questa maniera in base al movimento dei servo, e tutte e 4 le zampe funzionano così. Poi una cosa che gli ho aggiunto io, ma perché se no mi rovinava il tavolo semplicemente, gli ho messo i calzini neri, cioè calzini neri nel senso semplicemente scotch, quello nastro isolante, quello dell'elettricista classico. Gliel'ho dovuto mettere qua sotto in modo da coprirli praticamente la parte di metallo, perché sennò sul tavolo o sul pavimento lasciava graffi. Quindi ho preferito evitare di prendere insulti da mia madre, tutto qua. Però quello sta a vostra discrezione. Andiamo però a vedere come si collega. Raspberry è un modo di controllo completamente diverso da Arduino, non è il classico collego cavo, scrivo, invio, no. Lui funziona tutto a wifi, quindi sostanzialmente è già prefissato, lui è già pronto, c'è già anche tutta l'interfaccia che secondo me è fatta veramente bene, ma andiamo a vedere come funziona. Quindi qua dietro ho lo switch per l'accensione, io vado ad accenderlo, lui si illumina
tutto quanto, come potete vedere ci sono le luci del Raspberry acceso. Quando muove le zampette, quindi quando muove il servo, è perché si è connesso al nostro wifi. Ok, in questo momento, come avete visto, ha mosso il servo, ciò significa che li ha messi in posizione ed è effettivamente connesso al nostro wifi. Perciò noi ora cosa facciamo? Il telefono, o direttamente dalle impostazioni del router, dobbiamo andare a trovare il suo indirizzo IP. Da telefono l'applicazione che vi consiglio è Fing, da computer invece dovete entrare nelle impostazioni del router e cercare qual è il dispositivo connesso, cioè o meglio, a quale indirizzo IP si è connesso il nostro Raspberry. Nel mio caso il mio Raspberry oggi si è connesso al 192.168.19.2.5000 perché è il modo per entrare dentro nella loro postazione di controllo. E questa qui è la facciata. Stacco la telecamera, potete vedere la telecamera in real time, quindi lei vede effettivamente tutto quello che gli passa davanti in tempo reale. Voi vedete lì, lì vede la mia mano che si sta muovendo. Il sensore ultrasuoni invece ha qui lo scan che può essere attivato o meno, mentre poi tutto il resto è di controllo dei servo. La cosa bella è che di fianco c'è la CPU temp, la CPU usage e la RAM usage, quindi RAM usage e CPU usage mi interessa relativamente, ma la CPU temp la tengo molto sotto controllo, perché un problema che ho riscontrato è che si scalda veramente tanto, tanto. Sarà che probabilmente le pile sono cariche, quindi magari danno questo problema. Non sono le pile che si scaldano, ma è proprio il Raspberry che si scalda. Quindi non lo so, per ora non è ancora esploso, però di solito quando mi arriva intorno ai 54 gradi, 55 gradi, perché anche qui inizia a bruciare, lo stacco, aspetto un 5 minuti e poi lo faccio ripartire. Al di là di questo, abbiamo delle azioni già prefissate, che sono dei programmi già predisposti per lui. Qua abbiamo la modalità per fargli settare i vari servo in posizione 0 e in alternativa abbiamo il base control, che ci dicono effettivamente i pulsanti sulla tastiera da fare per farlo muovere. Piccolo cambio di postazione così riuscite a vederlo bene, quindi lo mettiamo qua. Se io dal mio computer vado a premere W, lui inizia a camminare in avanti. Se io premo S va all'indietro. Se premo E va verso sinistra, mentre se premo D si muove verso destra. Yeah. Ok, volevo fare sta cosa. Cioè, non so se anche a voi, ma a me ricorda tantissimo il robot della Boston Dynamics. Ma tanto, 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 ma tanto, e nulla, sarà il particolare che poi molto probabilmente li farò fare Uptown Funk in stile Boston Dynamics. Sì, decisamente una delle cose che devo fare. Uno dei programmi più fighi che mi è piaciuto di più, perlomeno di quelli già predisposti, è il Keep Distance, quindi io lo posso lasciare qui così. Se io gli metto la mano davanti, lui si allontana dalla mia mano. Aspetta, mettiamo in una posizione decente, boom. Lui si allontana perché vede davanti la mia mano, quindi tiene effettivamente la distanza. Sono qua, non mi muovo, non mi muovo. Ecco, adesso ha preso vita propria. Patato. Tranquillo, 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 tranquillo. Quindi molto probabilmente una delle cose che andrò a fare adesso è cercare di capire come controllarlo senza la sua interfaccia, perché questo qui è proprio la prova. Loro ti danno a disposizione l'interfaccia che, per chi magari non ha voglia effettivamente di programmare, però non vedo neanche il senso di comprarlo, è la cosa migliore. Hai già tutto pronto, non devi fare fatica, non devi fare altro. Mentre io adesso voglio, dato che voglio imparare Python, ma voglio imparare anche ad utilizzare Raspberry, mi sembra un ottimo approccio per cercare di capire come funziona Raspberry e come fargli fare un programma direttamente tramite il computer, mandarglielo e farlo avere. Lui effettivamente non è il mio primissimo robot con Raspberry, ne ho avuto un altro, ma mi è stato dato in prestito, quindi non ho potuto né farci video né nulla, l'ho dovuto tenere nascosto e adesso non ce l'ho neanche più a casa perché ho dovuto restituirlo. Perciò un po' so già come funziona. Vediamo con lui cosa riuscirò a fare. Giusto, mi sono dimenticata di dirvi che lui un nome in realtà ce l'ha già, quindi lui non è un robot a cui devo dare un nome, ma si chiama Pippi, perché i suoi produttori hanno deciso di chiamarlo Pippi e noi lo chiamiamo Pippi. Quindi io e Pippi vi ringraziamo di aver visto questo video, ci vediamo in un prossimo video in cui lui probabilmente ballerà qualche canzone e sarà divertentissima questa cosa, in stile Boston Dynamics, ma ci vediamo alla prossima.